Project Country, che è da Avellino, e hanno inciso fino adesso, sono in attività da 5 anni, e hanno inciso 6 demo e un LP, e mentre è in preparazione un CD che uscirà per Natale. No, però vorrei ringraziare prima di tutto gli sponsor che ci hanno permesso questa manifestazione, che sono la Coop Tevere, il Molino Cooperativo d'Amelia, il Coop Tecno Service, l'Auto Carrozzeria Cantarelli Candelori, la strada camminata 48. E niente, poi seguiranno appunto, inizieranno il notturno concertante e poi Nuova Era e i Mothership. Io direi di iniziare subito anche perché è abbastanza tardi, quindi niente, il notturno concertante. Ha contribuito alla riuscita di questa manifestazione anche e soprattutto il Comune di Terni e in particolare l'assessorato alle politiche giovanili. Allora, il prossimo gruppo si chiamano Nuova Era, vengono da Firenze, hanno inciso fino ad ora un demo tape, 2 LP e è in preparazione il prossimo disco, sono in attività da 7-8 anni. Hanno girato un video recentemente in Cecoslovacchia che uscirà in contemporanea con il terzo LP verso gennaio. E una piccola curiosità è che questo gruppo ha avuto un buon successo anche in Giappone, tanto è vero che la Mitsubishi ha comprato un pezzo dal secondo LP che va durante uno spot in TV appunto in Giappone, in Nuova Era. Altri 10 minuti di pausa e poi andremo con il terzo gruppo. Se qualcuno fosse interessato, diamo il nostro ultimo tempo. Salutiamo il Mother Shame e con loro la nostra manifestazione. Speriamo sia stato il vostro gradimento e speriamo soprattutto di vederci il prossimo anno. Chi fosse interessato all'attività di Amnesty International, c'è il tavolo di fuori sul corridoio, puoi chiedere informazioni lì. Grazie, ciao! Poi la fanzine di rock progressivo Harlequin e poi gli sponsor, che sono il Molino Cooperativo di Amelia, i Jolliflex, Cartarelle e Candelori e l'autocarrozzeria, Guelfi Pernici per l'edilizia e l'industria, sono troppi, l'Auto 2000 concessionario Lancia, il Pub Together di San Gemini e il negozio di dischi di Viterbo Underground. Allora, come penso tutti saprete, suoneranno tre gruppi, che sono gli Aris Pluvia, i Tel Q e i Grimalkin. Inizieranno gli Aris Pluvia che vengono da Genova e hanno prodotto fino ad ora un demo tape e un CD. Quindi non aggiungo altro perché è tardissimo. Gli Aris Pluvia. Salutiamo gli Aris Pluvia. Adesso ci sarà un brevissimo intervento di Carlo Andreucci, rappresentante di Amnesty International, il gruppo di Terni. Prima i Ternani Project Form,
poi Galadiel, spagnoli, e infine gli Azraouis, i romani. Prima di iniziare devo, mi prendo un quarto d'ora adesso, per elencare tutti gli sponsor che ci hanno permesso l'organizzazione appunto di questo festival. Prima di tutto c'è la Musea, la casa discografica francese specializzata in progressive. Poi ecco, Modocci Bruni Idraulica, Live Diffusion, è una cooperativa di parrucchieri, il gommista Tispa Samuele, l'agenzia finanziaria Gruppo Z di Vittorio Negrini, Gruppo Sportivo Faseva, l'Underground, il negozio di dischi di Viterbo, il negozio di materassi Jolly Flex. Grazie. Poi c'è l'altra fanzine, Melodie e Dissonanze. Allora, iniziamo con il primo gruppo, che è un gruppo, come dicevo, di Terni. Faranno un'esibizione abbastanza breve, di una ventina di minuti, anche perché è la prima volta che si esibiscono in pubblico. Sono più emozionati sicuramente di me. Tragic Four. Il prossimo gruppo, ci sarà un brevissimo intervento di una nostra rappresentante, la responsabile circoscrizionale, cioè regionale praticamente, di Amnesty International. Ringraziare i Galadriel per tre motivi: prima di tutto perché sono veramente bravi, secondo perché sono simpatici, e terzo perché, essendo la prima volta che venivo in Italia, hanno scelto proprio Terni. Grazie. Adesso, mentre i tecnici sistemeranno di nuovo sul palco, ci sarà un altro breve intervento. Sono gli Azraouis, uno dei primi gruppi in Italia a fare a riproporre questo genere musicale di Azraouis. Allora, buonasera a tutti, io sono Marco Barcarotti del gruppo Ternano di Amnesty International. È troppo, dai, però poi mi emoziono. Allora, benvenuti a nome di tutti e di tutto il gruppo di Amnesty International. Allora, siamo arrivati alla quarta edizione del Festival Rock Progressive in collaborazione con la fanzine di Harlequin e con il patrocinio del Comune di Terni, l'assessorato alla cultura. Questa sera, come penso tutti saprete, come poi gli altri anni, suoneranno tre gruppi. Saranno i senesi Icoes, i brindisini of Clarung e i trevigiani Asgard. Prima di iniziare devo leggere gli sponsor che ci hanno permesso questa manifestazione. Leineken Music Club, gruppo sportivo Faseva, negozio per parrucchieri Air Diffusion, l'autocarrozzeria Cardarelli e Candelori, l'Underground con negozio di dischi di Viterbo, la costruzione impianti Coimont, il negozio di materassi Jollyflex e la pizzeria Baggiurro. Direi di iniziare perché, come al solito, siamo in ritardo. I senesi Icoes. Il prossimo gruppo viene da Brindisi, sono gli Afclarum. Allora, adesso altra piccola pausa, nel frattempo ci sarà un brevissimo intervento di un nostro rappresentante del gruppo Ternano di Amnesty International, Daniele Bigi.
Allora, il prossimo gruppo forse non avrà bisogno nemmeno di presentazioni. Vengono da Treviso e sono gli Asgard. Sì. Allora, chi fosse interessato, vorrei ricordare che gli Asgard il 31 ottobre suoneranno a Praga. Chi invece non potrà andare a Praga, do appuntamento al prossimo anno per la quinta edizione del Festival di Rock Progressivo organizzato da Amnesty International. Vorrei ricordare che uscendo ovviamente troverete le petizioni lì al tavolo. Grazie, ciao a tutti.